Caro collega, ti presento ora il capitolo relativo alla coartazione ed ipoplasia tubulare dell'arco dell'aorta. Per definizione, la coartazione è un restringimento del lume dell'arco aortico in un qualsiasi punto. Ovviamente, tale restringimento può avere estensione e severità molto variabili. Si va da forme lievi fino a forme severissime, quelle cioè in cui vi è una vera e propria interruzione dell'arco dell'aorta. L'interruzione però oggi viene considerata una patologia distinta, per cui non ne parleremo in maniera diffusa in questa breve relazione, in quanto verrà poi posta in altra sede la discussione sull'interruzione dell'arco aortico. Rappresenta una cardiopatia congenita non frequentissima, ma neanche molto rara. Infatti, essa rappresenta il 10% delle cardiopatie congenite. Ed in particolare precisiamo che la coartazione che osserviamo in epoca fetale si associa spesso ad una ipoplasia tubulare dell'arco aortico. L'ipoplasia, come già accennato, può essere variabile in termini di severità, può essere variabile in termini di estensione, andando da forme segmentali, cioè quelle in cui vi è soltanto un piccolo segmento dell'arto coartato, fino a forme più severe in cui vi è un'ipoplasia completa dell'arco dell'aorta. A sua volta viene ulteriormente fatta una distinzione della coartazione in base al rapporto che vi è tra il segmento coartato ed il dotto arterioso. Ed in particolare distinguiamo una forma preduttale, una forma juxtaduttale, una forma postduttale. La forma più frequente nel feto è quella preduttale, cioè quella in cui il segmento interessato è quello posto tra l'origine della succlavia di sinistra e lo sbocco del dotto arterioso. Poiché noi sappiamo che tale segmento di arco aortico viene comunemente definito come istmo aortico, questa forma di coartazione viene anche definita come coartazione istmica. Ricordiamo inoltre, sempre relativamente alla possibile sede dell'ipoplasia segmentale, che essa può riscontrarsi tra carotide e succlavia di sinistra, tra carotide sinistra e tronco brachiocefalico, ricordando ancora una volta che le forme estreme, le forme più severe di coartazione, sono quelle in cui vi è una vera e propria interruzione dell'arco dell'aorta. Definiamo anche un altro aspetto fondamentale, e cioè che da un punto di vista clinico ed pertanto emodinamico, la forma di coartazione più severa e rilevante è quella preduttale, in quanto si associa più frequentemente ad ipoplasia tubulare dell'arco e può sfociare in elevata percentuale a uno scompenso cardiaco neonatale. Di contro, le forme più distali, cioè quella juxtaduttale in prossimità del dotto, o quella postduttale, cioè quella dopo lo sbocco del dotto nell'arco aortico, vengono diagnosticate più tardivamente ed hanno degli effetti clinici ed emodinamici meno severi rispetto alla forma preduttale. Tant'è vero che spesso questi feti con un tale tipo di coartazione, cioè la forma juxtaduttale e la forma postduttale, hanno poi una crescita fetale
quasi sempre normale e una crescita neonatale spesso abbastanza regolare. Passiamo adesso alla parte che a noi più interessa, cioè la diagnosi ecografica di coartazione e ipoplasia tubulare dell'arco aortico. Diciamo che la diagnosi, almeno in linea teorica, si basa sulla dimostrazione diretta in una sezione longitudinale del restringimento del vaso, che, come abbiamo detto, il più delle volte coinvolge la regione istmica dell'arco dell'aorta. Spesso, unitamente al segmento coartato, quindi al restringimento riscontrato, è possibile verificare l'esistenza di una dilatazione prossimale al difetto o più frequentemente distale ad esso, un po' tanto per intenderci quello che succede nelle stenosi valvolari, in cui nel segmento post-stenotico spesso riscontriamo una modesta dilatazione del tratto interessato. Però, una volta detta quali sono i segni ecografici di coartazione aortica, è necessario fare alcune fondamentali precisazioni, e cioè che la visualizzazione diretta della coartazione, quindi l'osservazione ecografica del tratto coartato, è estremamente complessa e difficile, tant'è vero che spesso si pone una diagnosi di sospetto e non di certezza, ma non per la valutazione diretta del segmento coartato, quanto piuttosto per la presenza di segni indiretti di cui parleremo di qui a poco. Ricordiamo un altro aspetto fondamentale, è che ci sono delle forme di coartazione aortica che non sono mai visibili in quanto non presenti in epoca prenatale, sono cioè delle forme di coartazione postnatali, anch'esse a sede istmica, che sono legate alla presenza di un eccessivo tessuto duttale in prossimità dell'arco dell'aorta. Quali sono i segni indiretti di cui abbiamo parlato? Sono sostanzialmente questi due qui elencati: la dilatazione delle camere cardiache di destra rispetto a quelle di sinistra che appaiono ridotte, allo stesso modo una modica dilatazione della polmonare rispetto all'aorta ascendente, ma di un grado ovviamente superiore a quello che è normalmente riscontrabile. Sappiamo cioè che il rapporto, come vedremo, tra il ventricolo destro e il ventricolo sinistro è già di per sé di circa 1,1. Allo stesso modo, il rapporto tra la polmonare e l'aorta ascendente di 1,1, valori decisamente superiori a questi numeri, pongono il sospetto di una coartazione ipoplasia tubulare dell'arco dell'aorta. Come già accennato, il rapporto tra i diametri ventricolari vengono valutati in fase diastolica. E come detto, più precisamente il rapporto tra ventricolo destro e ventricolo sinistro è di 1,19, così come quello tra l'arteria polmonare e l'aorta ascendente, ricordando che generalmente viene utilizzato come cutoff il valore di 1,4 e che in forme se abbastanza severe di coartazione si possono raggiungere dei valori che sono di circa 1,7, sia per quanto riguarda il rapporto tra ventricolo destro e ventricolo sinistro, sia per quanto riguarda il rapporto tra le dimensioni, il diametro dell'arteria polmonare e quello dell'aorta ascendente. Vi mostro alcune poche immagini ecografiche. Vi mostro questa in cui ho voluto mettere in evidenza come
le dimensioni della cavità ventricolare sinistra sono sovrapponibili allo spessore del setto interventricolare. Esiste, prima di passare alle successive immagini ecografiche, un ulteriore segno che potete riscontrare descritto in letteratura, e cioè del rapporto che esiste tra la carotide comune di sinistra e l'arco dell'aorta. Tale tipo di rapporto ve l'ho citato perché lo potete trovare descritto in letteratura. Vi dico in tutta franchezza che si tratta di un parametro quasi impossibile da evidenziare e pertanto molto poco utilizzato. Vedete, anche senza ricorrere alla misurazione, come è possibile evidenziare in questa quattro camere trasversa le dimensioni della camera ventricolare destra decisamente superiore a quelle del ventricolo di sinistra. Ancora, in questa quattro camere apicali, un caso in cui tale tipo di discrepanza è appena appena evidenziabile. Quindi, anche in questi casi, grande prudenza, grande cautela. Porre quindi diagnosi di sospetto, studiare con grande attenzione tutto il resto dell'anatomia cardiaca e soprattutto seguire nel corso delle settimane successive questi feti per verificare l'eventuale aumento di questa discrepanza di dimensioni tra le camere ventricolari. Ricordiamo inoltre che possiamo riscontrare in alcuni casi anche un'ipertrofia del ventricolo destro, in quei casi in cui si può verificare un aumento delle resistenze nel dotto. Quanto riguarda invece l'ausilio che possiamo avere dall'utilizzo del color Doppler, precisiamo che il color Doppler non fornisce un ausilio sostanziale alla diagnosi di coartazione dell'arco dell'aorta. È solo nelle forme severe si verifica la possibile inversione dello shunt a livello atriale, che normalmente sappiamo essere destra-sinistra, che invece nei casi di coartazione severa può diventare uno shunt di tipo sinistro-destro, un po' quello che avviene nelle patologie del cuore sinistro ipoplasico di forma medio grave. Ricordiamo ancora una volta, e lo sottolineeremo ancora, che la diagnosi prenatale di coartazione e ipoplasia dell'arco dell'aorta è estremamente difficile. Molto spesso è impossibile, in quanto innanzitutto la coartazione aortica è una patologia evolutiva e pertanto può manifestarsi in epoche molto avanzate. Ricordiamo che la coartazione è una patologia che può evidenziarsi e rendersi manifesta anche soltanto in epoca postnatale, nel momento in cui vi si verifica la chiusura del dotto arterioso. Quindi, in particolare, diremo che la sensibilità, quindi la detection rate dell'ecografia per tale tipo di anomalie, è bassissima. Nelle casistiche più ottimistiche si può raggiungere il 4, il 5, il 6%. Ricordiamo inoltre che accanto a questo elevatissimo numero di falsi negativi è descritta in maggior misura che non per altre cardiopatie la possibilità che si verifichino dei falsi positivi, cioè sono stati segnalati dei casi di restringimento dell'arco in utero che poi invece non sono stati confermati in epoca postnatale. Per cui dobbiamo fare
ancora una volta due considerazioni fondamentali che in realtà ripercorrono un po' quello che abbiamo già più volte sottolineato in questa nostra breve relazione. È che si tratta sostanzialmente di una diagnosi estremamente difficile, estremamente complessa, in cui sarebbe sempre bene parlare in epoca prenatale di sospetto diagnostico e mai di diagnosi certa. Ricordiamo che anche nelle forme nelle quali si pone la diagnosi di sospetto si tratta quasi sempre di forme da moderate a gravi, in quanto le coartazioni lievi o coartazioni lievi moderate non danno nessun segno ecografico, neanche quelli indiretti. Ricordiamo ancora una volta come tale tipo di cardiopatia congenita sia una cardiopatia evolutiva, per cui non meravigliamoci se riscontriamo la possibilità di evidenziare segni indiretti di coartazione nelle ultime settimane di gravidanze dopo aver eseguito esami assolutamente regolari nel corso del secondo trimestre. Altro aspetto fondamentale di cui non possiamo non parlare è che la coartazione ha un'elevatissima associazione con altre anomalie cardiache. Tra queste ricordiamo soprattutto la stenosi insufficienza aortica, i difetti interventricolari interarteriali, il truncus arteriosus, la trasposizione dei grossi vasi e il ventricolo destro a doppia uscita. Sottolineando che in più della metà dei casi l'associazione della coartazione avviene con altre cardiopatie severe. Ed in particolare ricordiamo che l'associazione della coartazione con altre cardiopatie è più frequente nella forma di coartazione preduttale. In circa un terzo dei casi, l'associazione della coartazione con cardiopatie di rilevanza molto molto ridotta, cioè di importanza clinica molto molto ridotta, come ad esempio nel caso in cui vi sia una aorta bicuspide o nel caso in cui vi sia un piccolo difetto interventricolare. Ricordiamo inoltre che la coartazione e l'ipoplasia dell'arco aortico possono associarsi ad anomalie extracardiache in circa il 15% dei casi. Tra quelle più frequenti dobbiamo menzionare l'igromacistico, l'ernia diaframmatica, patologie del tratto gastrointestinale e una sindrome genetica come la sindrome di Di Giorgi che dobbiamo sempre tenere in conto se abbiamo il sospetto di un feto portatore di una patologia dell'arco aortico. Altro aspetto fondamentale è che l'associazione della coartazione con cromosomopatie è anch'essa molto elevata. L'associazione cioè con cromosomopatie è di circa il 35-50% dei casi. In particolare, coartazione e difetto interventricolare sono due anomalie particolarmente frequenti nella sindrome di Turner. Da quanto finora esposto, risulta intuitivo che il management ostetrico prevede, oltre all'ecocardiografia per la valutazione della possibile associazione con altre cardiopatie più o meno severe, l'esecuzione del cariotipo fetale. È ovvio da tutto quanto esposto che i quadri clinici che possiamo riscontrare alla nascita nelle anomalie dell'arco aortico, cioè nelle coartazioni e ipoplasia dell'arco dell'aorta, sono estremamente variabili sia per gravità che
che per evoluzione successiva, e questo dipende ovviamente da tanti fattori, dall'estensione del difetto, dalla presenza di una cromosomopatia o di una cardiopatia associata, ricordando inoltre che la sopravvivenza e il benessere neonatale sono spessissimo nei casi di coartazione legati alla pervietà del dotto arterioso, per cui spessissimo i pediatri in caso di coartazione, ipoplasia dell'arco aortico, cercano per un tempo quanto maggiore possibile di mantenere pervio il dotto mediante la somministrazione di prostaglandine. Dopo questo piccolissimo accenno a quello che è l'evoluzione postnatale, dobbiamo però sottolineare che preferiamo non esprimerci su quello che è la prognosi e il management postnatale, su quella che è la morbilità e la mortalità di tale anomalia cardiaca, ritenendo che non dobbiamo invadere un campo assolutamente delicato che spetta invece al cardiologo pediatra. Io vi ringrazio.